Ciao ragazzi e ragazze, allora, prima di tutto devo fare un saluto molto speciale. Qualche tempo fa ho scoperto che una ragazza che gioca nella mia stessa squadra di pallavolo, però nella serie un po' più bassa, però giochiamo le partite insieme, segue il mio canale, quindi le voglio mandare un bacione fortissimo e grazie, ciao Anna. Questo qua è un video tag, di solito non li faccio quasi mai perché me ne dimentico, li vedo però me ne dimentico. Comunque il tag è, come leggete, Fashions Tag. Sono 14 domande sullo stile. Iniziamo, vediamo un po' come va. Qual è il capo o pezzo indispensabile nella moda? Credo che sia un jeans semplice, blu, semplicissimo perché lo puoi abbinare e farlo diventare un capo fashion, nel senso elegante, con un tacco, una bella maglietta, un cappottino, oppure lo puoi abbinare a un felpone, scarpette da ginnastica e sei sportiva, quindi mi piace un sacco. Quale pensi sia la peggior gaffe di moda? Sinceramente non lo so, forse accostare colori troppo azzardati. Però non tanto, visto che poi uno pensa. Scusate, ma frangetta, ex frangetta, dà un po' fastidio. Non lo so, credo i colori troppo azzardati. Sì. I colori che porti di più. Allora, in inverno prettamente il nero, grigio. Sì. Ogni tanto poi me ne esco con qualcosa di colorato per dare vita all'outfit. In estate spazio dal bianco al nero, tutte le gradazioni, bianco, azzurro, blu, rosso, di tutto di più. Poi, qual è un accessorio indispensabile per donare stile a una mise? Io credo che a me piacciono tutti gli accessori, dagli orecchini, collanine, tipo guardate qua che patacone ho oggi, braccialetti anche rumorosi. Però il pezzo che preferisco di più probabilmente è l'anello, anche se oggi ho soltanto la fedina, perché avevo già esagerato con questo e il braccialetto, anche gli orecchini anche se sono leggeri. Poi, abbini il make-up all'abito? Sì, mi trucco quasi sempre con gli stessi colori che porto indosso, anzi io di solito parto dagli accessori, scelgo il trucco, poi arrivo alle unghie, se di solito le abbino in inverno una volta a settimana, in estate un paio di volte perché lo cambio due volte lo smalto. Poi cerco l'outfit e alla fine scarpe e borsa. Quindi sì, l'abbino. Segui la moda alla lettera? No, l'avranno detto in miliardi, ma ognuno ha il proprio stile. Sì, ovviamente cerco dei pezzi, se devo acquistare qualcosa, quello si trova in negozio, quindi quello si acquista. Però cerco comunque di tenere ormai ho trovato il mio stile, che mi piace, mi valorizza non sempre, però a me piace abbastanza. Cioè, mi identifico in quello stile che è un po' casual, uscito malissimo, casual, con alcuni pezzi un po' più elegantini. Però fondamentalmente sono nella vita quotidiana, la mattina e il pomeriggio, ma anche la sera più delle volte sono più un soggetto casual che prettamente elegante o prettamente bon ton, eccetera. Poi, il tuo pezzo preferito del momento? Probabilmente sono le borchie in generale. L'unica cosa, un paio di cose ho borchiate per un semplice motivo, una borsa e un paio di anfibi, per un solo motivo: quando ero più piccina, le borchie erano sinonimo di trasgressione. I metallari portavano le borche. Io, che ho ascoltato, ero bambina quando ho iniziato ad ascoltare musica rock e metal, ero sempre alla ricerca di queste maledette borchie. Ma all'epoca, scusate, era molto difficile trovarle. E comunque, chi le portava costava uno sproposito. E chi le portava ovviamente era un metallaro, un rocchettaro, quindi era ben categorizzato lo stile. Ora invece la borchia non è più sinonimo di trasgressione musicale che traspare nell'abito, ma è moda, quindi ormai non mi piace più. Scusate il cambio di
di inquadratura, forse sono anche un pochino storta. Ma mi si era scaricata la batteria, l'ho dovuto agganciare, quindi ora ricomincio, cioè ricomincio, riparto dalla domanda che dovevo rispondere. Cioè, quale moda non ti piaceva e alla quale alla fine hai ceduto? Probabilmente sono i pantaloni strettissimi, gli skinny, skinny jeans, come si osa dire, come si chiamano. Non mi piacevano per niente, io adoravo e adoro tutt'oggi i pantaloni a zampa. Ho un vecchio pantalone acquistato diversi anni fa, ragazzi, vi giuro, ha una zampa probabilmente, non mi ci vedo, probabilmente così grande. È bellissimo, è un jeans, è a fine a me piace un sacchissimo. E l'ho conservato perché spero sempre che ritorni la moda della super zampa. Comunque, oppure avevo un jeans acquistato che facevo il primo superiore, era bellissimo, stretto fino al ginocchio, poi si apriva questa zampa che non era eccessiva, ci sono cresciuta dentro, prima lo dovevo portare con le zeppe perché sennò lo rovinavo. Alla fine, piano piano, l'ultimo periodo in cui l'ho indossato, cioè lo indossavo così spesso che alla fine mi si è consumato, si è rotto all'interno delle gambe. Uscì una volta, salì sul motorino, mio fidanzato, sentivo tram, c'era un buco di queste dimensioni. Fortunatamente avevo le calze e poi il cappotto lungo non si vedeva. Comunque alla fine lo portavo con gli anfibioni, era stupendo. Il jeans da battaglia l'ho sempre chiamato, era proprio bello assai. Poi, non ho domanda, una moda che non ti piaceva, mi sa che ho sbagliato. Allora, la domanda alla quale ho risposto era la moda che non ti piaceva, alla quale alla fine hai ceduto, i pantaloni stretti, i skinny jeans. La domanda alla quale rispondo ora è una moda che non ti piaceva, alla quale non hai ceduto. Questa è una bella domanda. Non lo so, forse l'eccessivo bon ton, i vestiti da bambolina. Cioè, il mio colore preferito è rosa, però essendo alta quasi 1,80, sono 1,77, sono molto visibile. Se mi vesto anche troppo a bambolina, mi sentirei un pochino a disagio. Poi non è che mi piacciono molto i vestiti troppo chicchicchi. Oh, una cosa che non ho ancora acquistato, che si portava già l'anno scorso, è il pizzato. Ho soltanto un coprispalle elegante che ho comprato per un matrimonio, che dietro è tutto pizzato in nero. Però mi piaceva sì, ma alla fine non, a parte quel capo là, non ho acquistato niente da mettere quotidianamente, tipo calze, roba del genere. Sì, un paio di calze pizzate però sono pesanti, quindi non credo che valgano. La moda o lo stile che hai preferito in passato? I pantaloni a zampissima di elefantissimo. Belli, belli, belli. Se favorevole o no indossare i tacchi prima dei 14 anni? Probabilmente se ora avessi 14 anni risponderei sì. Perché io a 14 anni avrei sempre voluto indossare i tacchi. Mi piacevano, mi sentivo, non so, mi piacevano, li volevo. I miei non me li hanno mai comprati, ovviamente. Mi ricordo che quando ero piccina si portavano queste scarpine a bambolina, c'era sia in vernice, tutte colorate, erano stupende, c'erano sia quelle col tacco alto, sia quelle più basse. Non abbiamo ancora a Salerno, venivamo a Salerno a fare spese, mamma, voglio quelle scarpe. Provai sia quelle col taccone che quelle col tacco piccolo, di 3 cm, alla fine acquistai quelle da 3 cm. Mi si scappavo il tacco, mi sentivo bellissima. Però ora a 28, quasi 29 anni, direi che sono sfavorevole, perché le ragazzine che portano, ragazzine di 14, 12 anni, 13 anni che portano tacchi, sono, uno, fanno male alla postura, perché in quel momento, periodo della crescita, ci si sta formando. Quindi è meglio usare scarpe che aiutano la formazione corretta della spina dorsale, dei muscoli, eccetera. Due, non cammini bene perché non hai ancora il tuo baricentro, non sai controllare i tuoi spazi. Quindi, no.
Direi di no. Anche se mi ricordo che alle medie c'era una ragazza, la figa della classe, cioè sempre, ci sarà sempre, che da prima mattina portava questi taccozzi esagerati. Io stavo ancora con le scarpette da ginnastica per fare allenamento, all'Avvolo Forever. Mamma mia, è sempre perfetta, questi jeans perfetti, trucco bellissimo. Vabbè, sorvoliamo. Comunque sono sfavorevole. La tua icona di moda o fonte di ispirazione? Non ne ho, perché mi sono costruita su di me il mio stile e mi sta bene. Cosa ti piace e non ti piace della moda? La cosa che non mi piace è il fatto che cambiando ogni tot periodo, ti ritrovi a un certo punto a dover rifare per forza il guardaroba. O lo fai pian pianino, per esempio, vuoi un jeans, per esempio, quando si è passati dalla zampa esagerata allo skinny jeans, c'è stato un periodo di intermedio in cui la zampa si è piano piano rimpicciolita, quindi quando buttavi un jeans vecchio a zampone e dovevi comprare uno un pochino più nuovo, uno nuovo, c'era la zampa rimpicciolita e così pian piano alla fine ora in armadio ho tutte o quasi tutti skinny jeans o al massimo un po' a sigaretta che pure mi piacciono. Quindi questa cosa non mi piace. Se sono persone che cercano di aggiornare il guardaroba sempre, seguendo sempre la moda e seguendo, non voglio dire a pecoroni, ma quasi tutto ciò che ci passa la moda non mi piace. La cosa che mi piace è che ti permette, specialmente in questo periodo in cui non è o tutto bianco o tutto nero, una cosa o si porta o non si porta per niente, uno può decidere di indossare ciò che più sta bene al proprio corpo, con il quale si sente meglio, senza però sentirsi escluso, tra virgolette, o comunque fuori moda nell'ambito della società civile. No, non solo civile, nella società. Poi, descrivi in poche parole il tuo stile. Ho cercato già di dirlo prima. Fondamentalmente casual, abbastanza comodo, con dei pezzi anche eleganti. Tipo, qualche anno fa ho comprato un grazioso tubino che rimane nell'armadio. Non lo indosserei, mi sentirei un po' a disagio a indossarlo in situazioni formali, tra virgolette, proprio uscire un sabato sera e non lo metterei mai. Preferirei mettere una minigonna anche con il tacco, però il tubino no. Mi sentirei un attimo non fuori luogo, fuori dal mio stile, perché io comunque ho questo stile casual adatto a ogni occasione, cambiando soltanto alcuni accessori. Ad esempio, come sono vestita oggi, che ho dei leggings perché c'è un freddo di pazzi, stivali da sotto al ginocchio, però col tacco basso. Questa maglia, una maglia nera e una minigonna. Io per stasera basta che tolga questa maglia rosa, perché eccessiva è rossa, già ho gli accessori. Tolga la maglia rosa, invece degli stivali bassi metto lo stivale col tacco un po' più alto, lascio la minigonna, lascio i leggings su un golfino o un altro maglioncino di lana e io, invertendo, cambiando pochi pezzi, passo da un look da giorno a un look da sera. Da sera, per la mia sera. Ok, ho risposto a tutte le domande. Sarei molto contenta di sentire anche le vostre risposte a queste domande. Ovviamente vi inserirò giù nell'info box la lista delle domande, così se volete rispondere basta aprire il box e leggerle. Se non mi va di farlo in video, basta anche un commentino qui sotto, ne sarei veramente molto contenta. Cosa dirvi più? Ah sì, a proposito di mode, a proposito del mio stile un po' particolare, volevo chiedervi una cosa. È un annetto che sto meditando sul fare o meno video outfit, per il semplice motivo, come vi ho detto, ho uno stile mio molto diverso. Cioè, se faccio un video outfit sarebbe molto diverso da quello che si vede ora in giro. Cioè, ragazze sempre alla moda, o la maggior parte delle volte sono sempre alla modissima, o che seguono uno stile ben preciso, ben inquadrato. Se vi può interessare,
vedere alcuni outfit, fatemi sapere, cercherò di organizzarmi, perché è una cosa che mi potrebbe piacere iniziare a girare degli outfit. Fatemi sapere. Io ho finito, vi mando un bacione, un ciao speciale ad Anna e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!